ho studiato. Hai studiato la babbalucciola. Però ho un po' la bocca secca, non so. E anche, sì, anch'io. E ti stavo anche per dire che dopo aver sentito quella cagata dello chef al dente, sì, effettivamente. Sai che ti dico? Io chiamerei il bar Giomba. Poi fai tu, ma. Non è che passiamo. Speriamo che almeno il caffè questa volta lo porti. Allora, appena mi dice che mi fa tipo il caffè al finocchio, il caffè all'orzata, l'orzata senza caffè, i tamarindi vari, giuro, scendo al bar e lo ammazzo. Ok, ci sto. Va bene. Chiamiamo. Oh, niente orgama, chiama. Non voglio né orzate né tamarindi, niente di niente. Che cazzo. Squilla al solito, vedremo se risponde. Ah, c'è la risponderia. Ma quando è Castaglia questo dice? I clienti già chiudono quando è così. Dice, ma chi ho chiamato? Pronto? Vuoi levare le mani dalla macchinetta del caffè? Ti ho detto 100.000 volte che il caffè va messo prima, non quando sta per esplodere. Bar Giomba. Io le parlo e lei si lamenta con quello che... Sì? Ma sono un ragazzo nuovo. Ma con chi parlo? Io sono Alessio, quello di frequenza disturbata. Ah, sì, soliti ragazzi di frequenza scuncumentata. Sì, sì, sì. Questo mi cambia il nome ogni volta. Sì, infatti. Sì, 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 cioè, sì, stai cagnata. Sì, disturbata, sì, 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 viene difficile disturbata. Beh, no, guardi, frequenza scuncumentata. Conoscendo i personaggi. Vabbè, frequenza faccia come... Oggi sono solo. Ah, sono solo come sei solo? Come sei no, solo, c'è Salvo, nel senso, dove sono seduto sono solo perché non riusciamo a trovare Ninni. E il suo collega che fine ha fatto? Non lo so, non lo troviamo, ora no, lo non siamo risponde. Pronti a chiamare. Io penso che per ritrovare il suo collega c'è un metodo infallibile, la nostra specialità che da sempre ci contraddistingue. No. L'orzata. Gliel'ho già detto l'altro giorno, lei ci confonde con la concorrenza, la papaya. La papaya. La nostra specialità è da sempre la papaya. Ora, io sono curioso. Dei problemi in questo sono curioso. Come la preparate la papaya? Guardi, noi prepariamo papaya all'acqua. Papaya è dissetante. L'acqua alla papaya. Acqua alla papaya, papaya al caffè. Papaya, allora io vorrei... Per favore, Giomba, glielo chiedo con la disperazione di un uomo. Ma poi tasso un caffè, semplice, senza papaya, senza... Non c'è problema, prendo subito appunto. Oh, un caffè. Ecco, papaya al caffè. Addirittura questa papaya. Papaya. Non ne voglio papaya. Perfetto. Papaya Salvo, parlaci tu 2 minuti. Perché papaya io qua al non caffè, ma un caffè senza papaya si può avere? Guardi, eventualmente possiamo fare un caffè alla papaya o un papaya al caffè. Maria, lei ne volevo confondere. Allora, li posti tutte e due. Allora, poi faccio una il cosa, caffè. Mi porti il caffè e la papaya separati. Esatto. Così esatto. Poi me la sbrigo io, senza papaya. Perfetto, una papaya al caffè, benissimo. Vabbè, c'ha qualcosa da raccontarci, signor Giomba? Allora. Signor lei. Dunque, voi sapete che siamo in un periodo particolare. Appena si allacciare la tema ti giuro che ammazzo, vai. Siamo in un periodo particolare già da qualche settimana. Va bene. Siamo nel periodo giusto. Giusto perché cosa? Perché cosa, signor Giomba? Ha giovanato un po' l'ata. Giusto perché cosa? Per i matrimoni. Ovviamente. Ma lei lo sa che proprio oggi noi stavamo parlando di matrimoni? No, ma le spiego. Noi qua al Bar Giomba siamo anche attrezzati per catering e grandi eventi. Veramente fate catering? Assolutamente. E portate le papaie? Oppure... Che catering? Complimenti. Qua è tutta questione di catering e esatto, di papaya. Esatto, perciò mi dica. E allora, a proposito di matrimoni, le voglio raccontare una cosa. Ha fatto qualche matrimonio strano, tipo il nonno nudo si è presentato? C'è di peggio. Brutto il nonno nudo. La maggior parte delle persone deve sapere... Mi lasci parlare cortesemente. La maggior parte delle persone probabilmente non camminerebbe a piedi nudi sui vetri rotti neppure se lo pagassero. Ma a quanto pare molte coppie, deve sapere, sono disposte a pagare per avere la possibilità di camminare sui vetri il giorno del matrimonio. Ma per quale motivo? E pagano. Ma glielo spiego. L'idea è nata da un'agenzia spagnola secondo cui camminare sui vetri rotti è una metafora del matrimonio. Beh, con certe suocere con certe suocere devo dire, ma anche con certe mogli di... Non è che... Allora, il servizio in questione si chiama Ritual de los Cristales del Amor, che sembra uno spin-off di Amore e Colera. Ma lei che ne sa di Amore e Colera? Mi scusi. Siamo la radio ufficiale del bar. Ah, ma quindi ma lei... ci segue. Ma ci è normale che mi segue, è logico. Io vi metto qua in diffusione. Col diffusore del fono. Nella cerimonia i futuri sposi camminano uno verso l'altro. Il punto da cui stanno partendo rappresenta il presente. Okay. L'arrivo rappresenta il progetto.
progetto di vita che vogliono costruire. Cioè, ma una vita di merda piena di vetri, ecco. Scusatemi, cioè, ma... cioè si augurano il male ste coppie. Però ho una notizia fresca fresca, vada, che la Giomba si esponga, non so come dirglielo. Ci segnalano, ci segnalano che alla fine della cerimonia della camminata sui vetri hanno un secondo rito propiziatorio che si prende una bastonata nei maroni. No, il nome l'antitetanicas dello spunto stesuturas dell'amore. Giustamente, per arrivare a fine cammino ci vuole una bella antitetanica. Assolutamente. E questi sono i suoi discorsi da bar sempre. Assolutamente, diciamo. Ma la sua clientela media, diciamo, che genere ha? Che genere ha? Ma guardi, le dirò, la mia clientela media è fondamentalmente un amante della papaya. Ora, okay, senza volere entrare in doppi triplisensi, anche perché... Perché tra tamarindi e papaya, diciamo, ci siamo sempre trovati male. Anche perché male. Oggi, devo dire che... Sì, oggi, diciamo, abbiamo la musichetta sexy. E appunto, devo dire, la papaya ha sempre il suo pezzo. Sempre meglio del tamarindo, però, attenzione. Ah, ma questo senza ombra del tamarindo mette più paura. Beh, devo dire che la papaya, lei me lo confermerà. La papaya è sempre la papaya. La papaya ha il suo perché, attenzione, che ben venga, che sia un bellissimo mondo pieno di papaya. Appunto, la nostra clientela è fortemente amante della papaya. A proposito di papaya, le faccio presente che le sue papaye sono pronte e gliele vengo a portare. Separati, giusto? No, caffè alla papaya, papaya al caffè. E non sono separati. Papaya al caffè, caffè alla papaya, la nostra specialità è... Scusi. Salvo, tu pure caffè ti sei preso. Ma sì. Vediamo come si fa. Quella al tamarindo era orribile. Ma io l'ho ancora avuto il mio. Era peggio. Vediamo quella alla papaya. Vediamo quella papaya. Speriamo che almeno. Va bene, allora, caro signor Giomba, io vorrei che me li portasse lei, va bene? Arrivo. Perché l'altra volta il cameriere si è comportato male, è entrato, ha sputato per terra, ha combinato un casino. Ah, sì? Sì. E io l'ho detto io. Vabbè, comunque. Come gliela? comunque. Va bene, Giomba, io le porto la questi ringrazio. Caffè e si ricordi sempre viva la papaya. Viva la papaya. Ciao Giomba, grazie, ciao. grazie. A dopo col caffè. A dopo col caffè alla papaya. Ma perché si caffè alla papaya? Salvo, ma dove lo sai dire? Perché, cioè, io non ce la faccio più. Onestamente, ma poi... Perché non cambiamo bar? Appunto, c'è un dovremmo caffè normale. Dovremmo cambiare bar, perché sto ragazzo non mi convince. Ah, io ho capito perché sta canzone. Che siccome sta salendo il ragazzo del bar Giomba, gli si deve dare la mancia. E quindi, tipo, noi non gliela vogliamo dare, facciamo una monetina a te, una a me, una cosa subdola, subdola. Ok. Così alla fine tutti donano la allora, e nessuno paga. Ci tenevo a dire che finalmente sono arrivati i caffè alla papaya al caffè e fanno cagare. Li abbiamo buttati e li abbiamo fatti bere, anzi, con forza al ragazzo, senza dargli la mancia. Infatti, ragazzo, è sceso che era un po' verde in faccia. Sì, non so se... effettivamente non era così buono. No, mi sa che si licenzia questo ragazzo. Ma mi sa che il suo bar rischia, Secondo me rischia veramente tanto, perché non mai un'ordinazione giusta non te la prende mai. Infatti. Ma poi non doveva venire Giomba da sti caffè? E forse non ha potuto, che ne sa lasciare. Ma se non ti ricordi che l'ho chiamato su sta valitica, leva le mani dalla macchinetta. Sì, aveva già cazzi nuovi, non riesce ancora a gestirli. Ragazzi, bene. Il bar Giomba si deve riprendere e noi faremo pubblicità al bar Giomba per farlo riprendere. Seguite tutti il Giomba, ragazzi, mi raccomando. Scusa Alessio, è il fotografo? Sa, cioè, quando è arrivato questo? È entrato poco fa. Ah, allora, cioè, forse è risalito con... Non ne vogliamo caffè. Il fotografo, io foto non me ne faccio, quindi sono a posto. Quindi così. A posto. Che sono brutto nelle foto. Allora, Salvo, di cosa parliamo? Di cosa parliamo? Ah, sì, allora, c'è un fuori onda. Come c'è un fuori onda? Praticamente, siccome abbiamo bisogno di soldi, dobbiamo fare un po' di cassa. Ho invitato un mio amico che voleva sponsorizzare la sua attività. Ma non si può fare, Salvo. No, si può fare. Ma che si può fare? Sì, ho parlato con la persona. Ma è un'azienda seria, ma chi è? Sì. Ma sponsor. Salvo, guardami. Sponsor serio. È serissimo. Azienda automobilistica. Di più, Alessio. Cos'è? Più. Elettronica? Alessio. iPhone, tipo. Alessio, di più. Di più, minchia, sei uno stilista o... non ne hai idea, di profumi, più. Ma è quotata in borsa. Alessio, cos'è una borsa stessa? È una delle aziende leader nel settore. Del mondo? Sì, è una delle migliori aziende del mondo. Vabbè, fallo entrare. Beh, però centrale, gli faccio partire anche la musichetta. C'è pure la musichetta? Ovviamente, certo. Sentiamo la musichetta, sono emozionato. Che cacchio sarà mai? Allora, buonasera. Cerchi le gomme per la tua auto, cerchi una nuova marmitta, ferri mai a piedi, non c'è problema,
Rivolgiti con fiducia a Santo Catame e figli. Santo Catame. Marmitta rubata per Fiat Panda 94 a soli euro 50. Non faccia prezzi. Per Fiat 500 del 1975 a soli euro 30. No, e non perdere la promozione della settimana. Nuova Fiat Tipo, unico proprietario, ancora ricercata dai carabinieri, a soli 5.000 euro. Questa è la mega azienda. Fate pulpo, fate a rubare da Enzo Catame e figli. Enzo Catame. Vi aspetto nel nostro showroom in Cortile Macagno, numero 3, 5, 7, 9, 11, 10, 15, 17, 19, tombola, zona Ucciaidone. Vi aspetto numerosi come sempre. Ciao e alla prossima. Ascoltato. Ma chi è questo? Intanto abbiamo alzato i soldi. Cioè non hai idea di quanto ci ha dato. Addirittura. Un sacco di soldi. Ma ragazzi, è un legale quello che fa. Ma non ci interessa, adesso fa pubblicità. Ma poi hai detto pure i prezzi. Sì, ma no, non hai idea, ci ha pagato un sacco di soldi. Però per carità, prezzi di concorrenza. No, infatti no, è bravo, cioè, bravo. Io ci sono andato e... Come ci sei andato? No, sì, sono... ottimo, che ti serviva, scusami. Non interessa questo. Salvo che cosa ne dà per qualche macchina rubata tu. No, a te è piaciuta la macchina di aziendale che abbiamo qua? Bellissima, troppo... Ah, è sua. È sua, bellissima. Non è bella, cioè non è pulita. Mia, cioè, perfetto. Ma qua rischiamo l'arresto. Ma che adesso? Noi abbiamo... Cioè, pure fatto una maffa. Ma poi una pubblicità orribile. Cioè, non ascoltava, non ha interagito con lo speech. Cioè, no, nel lui, suo mondo. Lui, il contatto era così. Lui entrava e parlava. Ah, non dovevamo parlare. No, no, infatti è andata bene, cioè... Oh, Ale, a proposito di Tash, eh. Ma sono passato di qua, c'era uno con un panzone, no? Babba Luciano. No, qua dice che è venuto qua. Chi? Hanno sentito le sue urla, era messo. Ah, sì, no, è il mio amico, tranquillo. Chi è? Ah, lo sponsor, è lo il nuovo sponsor, no, della radio. Mannaia le rate da pagare. Comunque non lo so. Il livello sta scendendo, sì, lo voglio sì, dire. Dopo anche con questa canzone, lo sponsor che abbiamo avuto, diciamo che proprio il livello è sceso tanto. C'è qualche grugnito, sì, ma che fosse un maiale. Sì, cioè, sì, aspetta, lo sai come si è risolto il tutto? Grazie al loro figlio che ha fatto appena 18 anni, si è rivolto a un programma televisivo e ripeto, anche qui il Giappone è avanti, fa dei programmi televisivi che veramente solo applausi. Se postla per te. Praticamente... Oh, Takeshi Scasso. Vattene fuori, Daniele, dopo questa ti denuncio. 14 ottobre. Valentino Rossi vince il campionato mondiale di classe 250 di motociclismo. Bene, grande Valentino Rossi che vince. Oh, grande Valentino. Aspetta, salvo, no, non lo fare venire quello dello spot. No, 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 no. Vi aspetto numerosi come sempre. Ciao, alla prossima.